questo palazzo nacque alle ore 19 del 29 giugno 1798 Giacomo Leopardi, dal conte Monaldo e da Adelaide Antici. Qui Leopardi fanciullo abitò insieme ai genitori e ai fratelli. Nella biblioteca paterna Giacomo acquistò la sua straordinaria cultura. Egli studiava qui, a questo tavolo. Con questa coperta si copriva le ginocchia durante l'inverno. Il calamaio è il suo. Alzando lo sguardo dal tavolo, Giacomo poteva scorgere la casa di Silvia e udire il canto della fanciulla. In quest'altra stanza studiava Monaldo. Di qui il padre vedeva il figlio chino sui propri lavori. Ecco i primi scritti del poeta fanciullo. Pietro Giordani lo incoraggia a dedicarsi alla poesia. Ma l'eccessivo lavoro compiuto durante l'adolescenza aveva rovinato la sua salute. Il contrasto col padre, gli obblighi familiari, la sua convinzione, leggi più disperati, la ribellione, la fuga. Era la libertà che Leopardi sognava. Gli sembrava che lontano dal natio borgo selvaggio la gloria lo attendesse oltre i monti azzurri che chiudevano l'orizzonte. Il passaporto cadde nelle mani del padre. Il suo primo tentativo d'azione era fallito. Leopardi restò deluso, svuotato di ogni energia, in una straziante insensibilità. Nel mondo degli uomini, infatti, egli non poteva trovare la comprensione e la gioia. Ciò che costituiva la sua superiorità morale, i suoi studi, né ammirati. Egli si riteneva come respinto dal mondo e canati continuava a volgersi indifferente nel suo lento ritmo quotidiano.
ma la natura ancora una volta ha la sua influenza benefica sull'animo del giovane Leopardi. Anche quando in essa non vedrà che una cieca tiranna che di tanto inganna i figli suoi, è nel contatto con essa che trova la più schietta vena della sua poesia. Ecco il sentiero che egli percorreva per giungere al culle che gli ispirò gli immortali versi dell'infinito. Finalmente, quello che era sembrato tanto difficile si realizza nella maniera più semplice. Leopardi può lasciare Recanati e recarsi a Roma, invitato dagli figli antici. Ma Roma gli appare un immenso deserto, in cui il senso della propria solitudine diviene più acuto. Nulla riesce a commuoverlo, tranne la visita nella chiesa del convento di Sant'Onofrio, al sepolcro di Torquato Tasso, al cui spirito ansioso ed inquieto si sentiva tanto vicino. Leopardi fece ritorno alla sua Recanati con un po' più di tristezza e un po' meno di illusioni. Si chiuse di nuovo nei suoi studi e nel suo lavoro. Egli accumulava da anni tutte le sue meditazioni. Nacque così lo Zibaldone e da questo le operette morali. Leopardi lasciò di nuovo Recanati per recarsi a Milano, Bologna e Firenze, dove trovò quel mondo sorridente ed amichevole che aveva invano sognato nella sua adolescenza. Il Giordani lo presentò al Bieschè, il cui celebre gabinetto di lettura era diventato il più significativo centro intellettuale di quel tempo. Cercando un clima più mite, trovò finalmente asilo a Pisa. Ecco la strada che conduce alla casa dove egli abitò. Nelle sue passeggiate preferiva una via solitaria, a cui aveva dato nome di Via delle Rimembranze. In un clima di ricordi risorgenti, egli portò a termine l'idillio a Sigia. Ancora una volta ritornò a Recanati quasi ansioso di ritrovare le immagini più care della sua giovinezza. Ritrovò infatti le finestre di Sigia, il balcone da cui si affacciava per godere la dolce visione della giovinezza. Ritrovò l'immagine di Nerina, la cui casa sorgeva all'ingresso del giardino nella piazza Santo Stefano. Quell'intima contraddizione che è propria della poesia del Leopardi, quella vita e quella gioia che egli nega con tutte le forze della sua ragione, risorgono fresche e limpide nelle note della sua poesia. Allegri i voli degli uccelli intorno all'antico campanile del passero solitario. Vivi è tutto il rinchiamo per un bene che di questo periodo. Tanto lo più di un pastore errante nell'Asia c'è quasi un senso di sgomento di fronte al vuoto, all'inutilità, all'irrimediabile monotono tedio della vita umana. Un nuovo soggiorno a Firenze, dove trovò la più definitiva delle sue delusioni. Gli amici con cui
vita a Napoli. Ecco quella che fu l'ultima dimora terrena del poeta, in Vico Pero, a Capodimonte. Di fronte alla bellezza della città, il poeta si sentiva di vivere. Ma le dolorose esperienze del soggiorno fiorentino non si potevano cancellare dal suo spirito. Perciò, all'ondata di benessere e di ottimismo che pervadeva la vita napoletana, egli opponeva il sarcasmo delle sue negazioni ingegnose. Nella villa Ferrigni, a Torre del Greco, scrisse una delle sue più belle liriche, la Ginestra. Il fiore gentile gli appare il simbolo dell'unica luce che splende sulla deserta via degli uomini. In questa villa compose ancora il tramonto della luna. Era il suo ultimo canto. Il 14 giugno 1837 Giacomo Leopardi moriva. Venne sepolto nel pronao della chiesa di San Vitale a Fuorigrotta, di cui le ossa vennero trasportate al Parco Virgiliano. Ora il poeta riposa qui nell'eterna gloria.